Amici, benvenuti dopo la GTX 1060, 1070 e 1080. Nvidia ha svelato una nuova scheda grafica, nuovo top di gamma. Oggi parliamo della nuova Titan X. Basata sempre su architettura Pascal, la nuova GPU ha un nome in codice GP102. Ha bene 3584 CUDA Core, 12 GB di memoria GDDR5X e un bus da 384 bit. Difatti questa GPU GP102 non è altro che una versione, diciamo, più grande della GP104, cioè quella che sta alla base della GTX 1080. Più grande significa che sono aumentate le varie unità di calcolo, cioè i 4 graphic processing cluster sono ora diventati 6, i 20 streaming multiprocessor sono ora 28, abbiamo 224 TMU, insomma è aumentato tutto. Queste aggiunte permettono alla Titan X di generare una potenza di calcolo di bene 10.1 teraflop, il che significa il 23% in più rispetto a una GTX 1080. È stato ovviamente potenziato anche il backend per farsi carico della maggior potenza di calcolo di tutte queste unità, con ora un bus aggregato, come detto, per la memoria ovviamente di 384 bit, che gestisce i dati presenti nei 12 GB di memoria GDDR5X, che ora offre una larghezza di banda teorica di 480 GB al secondo contro i, per riferimento, 320 della GTX 1080. Esteticamente è molto simile a tutte le altre schede grafiche di ultima generazione Nvidia. Forse la caratteristica più caratterizzante è la presenza appunto di un secondo connettore PCI Express per alimentazione a 6 pine che porta il TDP massimo a 250 W, cioè sempre rispetto alla 1080, 70 W in più. Passiamo ora ai test, ma fatemi subito specificare che questi non sono stati dei test condotti direttamente da me. Poi vi spiegherò il perché. Ora andiamo a vedere i grafici e come al solito vi ricordo che vado veloce, quindi se volete guardare i numeri più nel dettaglio mettete in pausa il video. Dunque, la Titan X è di circa il 30%, poco meno, più veloce rispetto a una GTX 1080. Da questi test si evince un preciso obiettivo per questa scheda grafica: i giochi in 4K e 60 fps su singola scheda. Detto questo, vediamo il motivo per cui non ho potuto testare, almeno per ora, questa scheda grafica di persona. Nvidia ha deciso di vendere direttamente questa scheda, quindi significa che non ci saranno Titan X marchiate Asus, Zotac, Gigabyte o via discorrendo, e ha anche deciso di non venderla in Italia. Almeno ha deciso di non venderla direttamente in Italia. Quello che ci ha detto per ora è che sta cercando un rivenditore che gli permetterà di vendere queste schede anche in Italia. Però per ora non si sa ancora niente. Questo significa che devo per forza basarmi sui prezzi esteri, quindi si parla di circa 1200 dollari euro. Un prezzo molto alto, però attenzione, siccome questo video ovviamente l'ho registrato prima dell'uscita della scheda grafica, dobbiamo constatare che siano veramente quelli i prezzi. Magari possono essere più bassi, magari possono essere anche più alti, però prendiamo comunque per buono questo dato, cioè circa 1200 euro. Questa cifra significa che una Titan X costa poco meno di 2 GTX 1080 e più di 2 GTX 1070. Vale quindi la pena chiedersi se si vuole giocare in risoluzione 4K a 60 fps, se magari non vale la pena invece di prendere una Titan X e prendere 2 GTX 1080 o 1070. Beh, la risposta è dipende. Sì, perché lo scaling in SLI sappiamo che non è mai
assicurato. Se poi mettiamo di mezzo anche la realtà virtuale, non sappiamo ancora bene appunto come questa tecnologia multi scheda grafica si comporti in questo ambiente. Quindi forse è meglio optare per una singola scheda grafica che permette anche di tenere meglio sotto controllo quelli che sono i consumi e le temperature. Tuttavia, probabilmente la domanda giusta da fare è un'altra. Con le attuali schede 1070-1080 che offrono già molta potenza, vale veramente la pena acquistare una Titan X? Cioè vale la pena spendere così tanti soldi per una singola scheda grafica? Forse questa è solamente una prova di forza di Nvidia nei confronti degli altri player, quindi AMD prima tra tutti? Beh, decidetelo voi. Rimane comunque un fatto che attualmente la Titan X è l'unica scheda grafica che permette di godere appieno il 4K a velocità anche superiori ai 60 fps. Io vi ringrazio ragazzi per avermi seguito in questo video, se vogliamo parlarne usiamo i commenti qui sotto, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, condividetelo vi raccomando con i vostri amici e se ancora non lo siete iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video, ciao!